Buongiorno cari amici di YouTube, bentornati ancora una volta sul canale di Mike Borghese Audio. Oggi, come potete immaginare, parliamo di un nuovo impianto, ma in realtà non uno ma bensì due, c'è l'altro lì dietro. E adesso vi racconto di che cosa si tratta. Eccoci tornati a un'altra puntata di questa saga che non finirà mai, Mike Borghese Audio. Da tempo, molto tempo, molti di voi mi chiedevano quando sarebbe uscito un impianto 5.1 Mike Borghese Audio, con i suoi satelliti, con il suo subwoofer, insomma, qualcosa che racchiudesse al suo interno tutta quella che è la sonorizzazione di un surround, quindi l'audio a 360 gradi, immersivo, qualsivoglia. Spesso me l'avete chiesto, finalmente è arrivato qualcosa. Eccoci qua a presentare due progetti contemporaneamente, questi due, adesso vi porto a vedere anche il piccolino che c'è là dietro, e sono appunto i due satelliti, due tipi di satellite per un 5.1, ma non solo, sono anche degli ottimi impianti per la sonorizzazione d'ambiente in generale e per la filodiffusione. Ma adesso ci arriviamo con calma. Come detto, molti di voi iniziarono a chiedermi quando è che progetto qualcosa, 5.1, ma dei satelliti, qualcosa, e papim papum. Quello che è successo è che nella mia testa ho iniziato a pensare come fare e come non fare, perché il problema di avere un impianto immersivo, un 5.1, è che le casse dietro sono un po' ingombranti. Uno magari non ha degli stativi da lasciare perennemente dietro il divano, o comunque è sempre un po' una noia. Più che altro perché le casse sono lì, poi uno deve passare l'aspirapolvere, sposta gli stativi, ma non le può avere in mezzo. Contro il muro io non posso mettere una roba che è un macigno, allora ho detto, ma perché non fare qualcosa di sottile da mettere contro il muro? Qualcosa che fosse elegante, ma che non occupasse troppo spazio. E perché non unire questa cosa a delle proprietà particolari, quindi andare a fare una ricerca anche sul tipo di sviluppo della risposta in bassa frequenza? Così ho fatto un po' di simulazioni, un po' di ricerca, e alla fin fine è nato questo impianto qui, che per quanto sembri un tre vie, si tratta di un due vie, perché questo qua è passivo, questo 6 pollici è un radiatore passivo, quindi tutto il lavoro è fatto da questo coassiale da 4 pollici ed è fenomenale. Volevo che il tutto si mimetizzasse nell'ambiente in modo armonioso, di conseguenza ho progettato un impianto che fosse bianco e che potesse essere appeso alla parete, proprio con un gancetto dietro si può appendere come se fosse un quadro, senza dare nell'occhio, facendo in modo che fosse anche sottile. E quando si parla di sottile intendo davvero sottile. Per intenderci, questo è il frontale, questo è il lato. Si parla di 10 cm di profondità, è qualcosa di fenomenalmente sottile, tutto racchiuso all'interno di questo box che non pesa tanto. Definiti questi punti dovevo scegliere dei componenti, non volevo far spendere troppi soldi al privato nella costruzione e nella realizzazione di un impianto del genere, e anche per la questione del fatto di renderlo sottile, fare qualcosa che fosse, diciamo, in linea con il pensiero che avevo sviluppato fino a quel momento, decisi di andare su dei componenti abbastanza economici. Ora, non sono dei componenti super economici, sono dei componenti che non costano tanto rispetto a quello che c'è sul mercato, ma sono ottimi, proprio perché uno se ne deve far tanti di questi per poter andare a sonorizzare un intero ambiente. Magari uno se ne fa un paio come casse da dietro e poi davanti fa altre due casse che poi utilizzerà anche per l'ascolto in stereo, molto più importanti magari. Però se uno vuole andare a farsi un 7.1.4 oltre che un 5.1 o un 5.1.2, quello che volete voi, insomma, comunque sia, inizia a diventare una spesa, non dico proibitiva, però importante, proprio perché uno non se ne fa due, se ne fa molte di più. Di conseguenza volevo cercare di tenere bassi i costi in modo tale che fosse facile anche farne tante. Olè, non c'è trucco, non c'è inganno. Ci sono quindi delle limitazioni, sono delle limitazioni pensate per non dare problemi, quindi per un utilizzo a volumi molto molto elevati, quelli che si utilizzano magari nelle sale di regia o in sale di mastering o quando si sta mixando ad alti volumi o per un ascolto ad alti volumi, questa cosa non è fatta per questo tipo di impianto. Non deve essere tirato a cannone, non vuole essere tirato a cannone per delle questioni legate all'escursione, legate al tipo di risposta che può avere.
vuole essere un impianto moderato che comunque ti dà un bel impatto sonoro, non è che gli manca il volume, non sto dicendo questo, riesce a fare tutto quello che serve, ma non pensate di poterlo tirare a mega cannone come altre casse. Soprattutto a livello di piacevolezza, vuole essere qualcosa che si può ascoltare per lunghissimo tempo. Una cosa però importante da sottolineare è che lo speaker che vedete qua è un coassiale, di conseguenza l'allineamento di fase è estremamente preciso. L'immagine stereo che riesce a restituire un impianto coassiale difficilmente si riesce ad avere negli impianti tradizionali. Quindi se c'è qualcosa che è super preciso da questo punto di vista è proprio la spazialità del suono, cosa che in un 5.1, in un sistema surround, è importantissima. Di conseguenza è la scelta che si sposa meglio con quel tipo di utilizzo, almeno secondo il mio modesto parere. Per prendersela un po' più larga di manica, si potrebbe dire che l'utilizzo finale di questi impianti, perché non solo lui, anche quello dietro, è un utilizzo da surround, da filo di fusione anche, perché essendo sottile può essere appeso, può essere messo in alto, dove non desta sospetti. Questo impianto è ottimo, non deve essere neanche direzionato verso l'ascoltatore, anzi, suona meglio nel momento in cui lo si appende al muro e lo si lascia lì così, con un ascolto leggermente fuori asse rispetto all'emissione del tweeter. Quindi è proprio una cosa fatta per essere appesa, funzionare, sonorizzare bene l'ambiente. Ha una bassa frequenza comunque convincente e bella, ma ci ritorniamo più tardi. Insomma, deve essere una cosa che può essere posizionato e messo laddove di solito un impianto non ci sta, perché oggettivamente si riesce a incastrare un po' dove si vuole. Una cosa importante da dire riguarda lui, questo cubetto piccolino che è la cassa chiusa coassiale in sospensione pneumatica. Questo piccoletto sembra un po' scarso, in realtà a livello di bassa frequenza non è neanche così peccaminoso, direi che è abbastanza convincente e buona. Per quanto riguarda la parte medio-alta, ovviamente è il suo, deve essere un centrale per gli impianti 5.1, o meglio, io l'ho progettato come centrale, si può usare anche come mix cube per chi lavora in studio, è una mix cube con un livello di qualità un po' più alto perché è un coassiale, non è un monovia, quindi sono due vie all'interno di un unico speaker. L'ascolto è da fare fuori asse con questo, quindi è fatto apposta per suonare bene fuori asse, se lo ascoltate in asse di emissione non funziona bene, dovete ascoltarlo messo lì e voi dovete stare più su rispetto alla sua emissione, che è esattamente quello che succede quando si utilizza un impianto di questo tipo sotto la televisione. Lo si mette sotto la televisione ma non lo si direziona verso l'ascoltatore, solitamente è appoggiato lì, è dritto e lo si ascolta leggermente fuori asse, ed è esattamente quello che lui vuole fare. Altra cosa importante è che i centrali degli impianti 5.1 di solito sono un MTM, quindi un medio con il tweeter al centro e poi un altro medio. Questa cosa può andare a creare non pochi problemi di riproduzione sonora e di fase. Gli MTM devono essere fatti con un certo rigore per funzionare al meglio, altrimenti vanno davvero a creare dei problemi. Per ovviare a questo problema, il coassiale si sposa con tutti. Qualunque sia la posizione dell'ascoltatore, con questo impianto si avrà una riproduzione buona, proprio perché il coassiale non risente di problemi di fase in base al posizionamento. Lui è sempre in fase tra woofer e tweeter, quindi sia che lo si ascolta da destra, da sinistra, da sopra o da sotto, lui fa sempre il suo dovere, ed è quella che secondo me si sposa meglio come soluzione al problema del canale centrale. Lui è nato per questo e devo ammettere che fare quello lo fa molto bene. Sono passato quindi alla progettazione di entrambi contemporaneamente. Una volta scelto lo speaker ho detto lo faccio in cassa chiusa per fare il cubetto che funziona bene e anche super slim per essere appeso dove si vuole. Per farlo super slim ovviamente un tubo reflex non va bene perché è profondo il tubo reflex, a meno che non lo si metta sotto, sopra o sul fianco, ma non mi piace come idea. Di conseguenza radiatore passivo. Ho visto che si sposava veramente bene questo radiatore da 6 pollici, ho detto, beh, chi sono io per dire di no? Oltretutto è meno profondo il radiatore dello speaker, proprio perché non c'è un magnete dietro. Di conseguenza ho detto, qua può venire fuori qualcosa di veramente, veramente bello. 10 cm di profondità, 10 cm di paura. Bellissimo impianto, ha una riproduzione di bassa frequenza molto particolare, che tra poco vi descriverò. Fatta la progettazione del cabinet con un blocchettino di legno qua al centro che rinforza, quindi c'è una connessione tra il frontale e il posteriore proprio qui al centro. Fatto ciò, ho detto,
per questa volta, e magari anche per altre volte, ma per questa volta non ho voglia di realizzare io il cabinet. Oramai sto veramente correndo per riuscire a fare tutti i lavori che faccio, di conseguenza ho commissionato il cabinet a terze parti, al mio falegname di fiducia, che saluto. Ciao Emanuele! Emanuele è stato così gentile da farmene 4, li ho commissionati, li ho pagati. Me ne ha fatti 4 di cabinet, 2 bianchi con questi 45 gradi e 2 grigi che li avete visti in altri video, sono qui collegati dietro di me. Personalmente io preferisco quelle bianche perché appese al muro non destano sospetto, che è ciò che volevo raggiungere io. Anche grigie però sono secondo me bellissime. Una volta arrivato il cabinet, i cabinet a casa, ho potuto inserire il forno assorbente sotto, sopra, sui fianchi e sul retro ho messo il forno assorbente, con l'accortezza di lasciar passare l'aria tra il woofer e il radiatore passivo. Come detto, c'è un blocchetto di legno qua in mezzo che fissa il frontale al posteriore, quindi qua l'aria non passa, passa su 2 fessure qua sul lato, 2 fessure, 2 pezzi belli grossi. Da quei pezzi lì io devo lasciarla passare l'aria, quindi non posso mettere del forno assorbente lì in mezzo che mi blocca il passaggio. C'è questa accortezza da avere, per il resto non è nulla di complicato. Una volta messo il forno assorbente, fissato il coassiale, il radiatore passivo e fatti uscire i cavi da dietro per fare le misurazioni a canali separati, sono andato a prendere il tutto e a misurarlo con le misure in classe 1, misure fonometriche in asse, fuori asse, impedenza, risposta in frequenza, le distorsioni, l'intermodulazione. Ho fatto un sacco di misure per fare uno screening completo di questo impianto, misure che poi vi verranno fornite, tutte queste misure ce le avrete nel PDF che documenterà la realizzazione dell'impianto, e da lì sono andato a progettare il filtro crossover. Filtro crossover che lo progetto, lo saldo in aria, lo modifico leggermente, vedo se ci sono qualcosina da cambiare, qualcosina per rendere l'impianto più o meno brillante, meno brillante, fare tutto quello che serve per fare gli aggiustamenti man mano, e poi una volta finito il filtro crossover l'ho potuto fare su una basetta di quelle classiche Audicom che conoscete e installare all'interno. La cosa bella di questo filtro è che sta tutto su una basetta Audicom, quindi non è che serve diventare pazzi. I componenti ci stanno in una maniera anche comoda, ci sono le foto in documentazione del fronte e del retro del filtro, quindi vi basta fare proprio copia e incolla, non potete sbagliare, e la basetta si fissa proprio dietro il mio radiatore passivo, quindi può entrare qua dentro e fissarsi. Nel caso della, diciamo, cassa più piccola del mio cubetto, che si chiama Atollo, nel caso di Atollo non ci passa la basetta Audicom dal frontale, è troppo larga, quindi va tagliata a metà. Avete anche le foto di quella per riuscire a capire come posizionare i componenti all'interno della basetta. Anche su metà basetta si riesce a fare tutto. Prima di fare le misurazioni finali di questo impianto, sono andato anche a farlo ascoltare a Francesco di Riperiani, che lo ha ascoltato e lo ha apprezzato. Non è che ho dei video, ero da lui in una situazione fuori da YouTube, eravamo lì, gli ho fatto ascoltare le casse. Ora, capisco che sarebbe stato bello documentare tutto, lui l'ha apprezzato, vi basti sapere questo, gli è piaciuto, ha detto fa quello che deve fare. Così come Francesco l'hanno ascoltato anche Andrea e Gioacchino di Axiomedia, quindi Axiomedia, il signor Axiomedia ha ascoltato questo impianto e l'hanno apprezzato anche loro, l'hanno ascoltato fonici, musicisti, l'hanno ascoltato un sacco di persone. Prima di essere sicuro di rilasciare un progetto lo faccio sempre ascoltare a tante persone ed è stato giudicato e valutato da varie persone ed è piaciuto, è stato un impianto che ha lasciato piacevolmente sorprese le persone anche per il tipo di risposta che aveva. E adesso c'è da parlare un attimo di questa risposta. Sapete che spesso viene detto, non si deve tenere l'impianto contro il muro, non si deve mettere le cose troppo vicine alla parete perché sennò creano casini, le onde che rimbalzano dietro. In questo caso la lunghezza d'onda della bassa frequenza, dato che è molto lunga, non riesce ad andare in controfase e la parete posteriore all'impianto diventa praticamente un sostegno in bassa frequenza. Un sostegno molto omogeneo, molto lineare, ho fatto le misurazioni, è fenomenale la risposta, riesce a dare qualche decibel di sostegno in più alla bassa frequenza, quindi dà una sorta di piccolo boost in bassa frequenza. E non solo, la risposta in frequenza in aria libera sarebbe
sarebbe a 60 Hz e poi decade, invece contro il muro la risposta scende fino a 50 Hz, quindi si hanno 10 Hz in più in bassa frequenza, che non sono pochi. Questo tipo di interazione tra il mio diffusore e la parete posteriore è stato progettato apposta per funzionare così, ed è stato veramente bello poter fare le misure e documentarle, in cui si vede questo effetto quanto è effettivamente diciamo evidente proprio. E grazie a questo effetto è saltato fuori il suo nome, dato che è un impianto che va contro la parete e viaggia insieme alla parete, quindi viaggia all'unisono. L'ho chiamato simbiosi proprio perché viaggia in simbiosi con la mia parete. È un impianto che può suonare lontano dalle pareti, ma la morte sua è essere in simbiosi con il muro, vuole proprio essere completamente attaccato al muro, e per questo gli ho dato questo nome. Quando all'inizio del video vi ho parlato di non tirarlo ad alti volumi, c'è un motivo per questo. In realtà è bypassabile, nel senso che se avete la possibilità di installarlo in un sistema 5.1 calibrato, quindi facendo in modo che a lui non arrivino le bassissime frequenze, tipo sotto i 60 Hz circa, perché quelle sono fatte da un subwoofer, ottimo. Allora lì non ci sono problemi. Se invece volete far riprodurre full range lui, cosa che comunque può fare perché ne ha le capacità, c'è da stare attenti alla sovraescursione, cioè nel momento in cui gli mandate 30-40 Hz, quindi frequenze veramente bassissime, lo speaker da 4 pollici inizia ad avere un'escursione notevole. Questa cosa va a far cambiare la risposta del tweeter, cioè la risposta del mio tweeter viene modulata da questo movimento del mio 4 pollici del woofer esterno, e questa modulazione è spiacevole, è un effetto di vibrato che non è proprio bello da sentire. Ci sono due soluzioni a questo proposito. La prima è ascoltarlo fuori asse. Se si ascolta questo coassiale in asse non suona bene, ve lo dico. Non è che fa schifo, è che a volte può risultare fastidioso, questo effetto è molto evidente. Mentre se lo si ascolta anche solo leggermente fuori asse, quindi 10-15 gradi un po' spostato rispetto alla linea di emissione, quindi appeso al muro e noi al centro senza direzionare le casse ma lasciandole appese al muro, in questo caso va benissimo, cioè zero problemi, a meno che proprio non iniziate a pompare tanto i volumi e lo mandate tanto in sovraescursione. In quel caso lì o abbassate leggermente il volume, ma vuol dire che state veramente tirando forte di volume, ve lo dico, oppure gli mettete un filtro passa alto, quindi avete qualcosa che gestisca tutti i satelliti e che eviti di far riprodurre la bassa frequenza ai satelliti. Entrambe le soluzioni sono valide. Di volume lui comunque ne ha tutto quello che serve, raggiunge anche i 102 decibel se non sbaglio, proprio ai suoi limiti massimi. Io vi consiglio di tenerlo diciamo 80 decibel. 80 decibel a un metro, quindi comunque sia ne avete, non so che volumi ascoltate, c'è chi dice ah ma se non fai i 90 decibel non va bene, se ti vuoi ammazzare le orecchie fai pure, io sto parlando di suono medio, quando avete 80 decibel medi nelle orecchie i volumi sono belli sostenuti, fidatevi, nel momento in cui ascoltate a tipo 70-75 decibel come livello medio, le dinamiche che sono comunque espanse arrivano già di per sé oltre gli 85-90 decibel di solito, quindi non vi preoccupate, cioè ha tutta la birra che serve questo impiantino qua, non sembra, ma ve lo posso assicurare, vi stupirà, ve lo prometto. Tutti questi grafici, le misurazioni, le spiegazioni di tutte quelle che sono state le ricerche dietro a questo impianto sono raccolte all'interno della documentazione tecnica reperibile sul mio sito. Ci sarà una documentazione dedicata a Simbiosi e una documentazione dedicata ad Atollo, che è là dietro. Per entrambi avete tutte le misure dei legni per tagliarli e poter assemblare il cabinet, i filtri crossover, come sono fatti, come vanno collegati i componenti, le foto fronte e retro dei filtri crossover per poter farli in autonomia, tutti quelli che sono i dati tecnici di misurazione di risposta in frequenza, l'impedenza che è un 4 ohm per entrambi, quindi impedenza 4 ohm, se avete amplificatori che non reggono i 4 ohm non vanno bene. Ok? Servono degli amplificatori che reggano i 4 ohm per questi impianti, ve lo dico. Per quanto riguarda invece i componenti dell'impianto, Axiomedia. Su Axiomedia sono già disponibili i kit di Simbiosi e di Atollo. Simbiosi il kit è per la coppia, Atollo invece il kit è per il singolo, uno solo. Proprio perché
Atollo è il centrale, di solito viaggia da solo. I costi li reputo estremamente contenuti, dato il tipo di impianto, dato l'utilizzo. Io li ho utilizzati anche in casa per un ascolto passeggero installato in salotto sopra il mobile della cucina. Insomma, vanno benissimo anche per quello, Simbiosi. Sono degli impianti che comunque suonano bene, e suonano bene proprio fuori asse, quindi per un ascolto più passeggero. Se avete una stanza trattata e li volete usare come impianti dedicati, va benissimo, proprio perché hanno questa, diciamo, immagine stereo estremamente precisa. È un effetto proprio del coassiale. Il tipo di immagine stereo che dà il coassiale è veramente unico. A me piace tantissimo ed è una sensazione veramente di precisione estrema. In descrizione video trovate tutti i link utili, compreso appunto quello che vi rimanda al sito per le documentazioni degli impianti. Se siete curiosi di ascoltarlo con le vostre orecchie, sappiate che ci sono anche le sessioni di ascolto qui in studio da me, in questa stanza. Potete registrarvi a una sessione di ascolto tramite il mio sito. C'è la sezione eventi, è stata creata la sezione eventi, con gli eventi passati, gli eventi futuri a cui vi potete iscrivere. La prossima sessione non mi ricordo quando è, c'è scritto sul sito, è a maggio. Invece, sempre a maggio, il 21, c'è il masterclass da RCF, ma i posti sono andati in 3 giorni. Oramai è sold out completamente. Mi dispiace per chi non ha fatto in tempo a registrarsi, ma signori miei, sono spariti tutti i posti in pochissimo tempo. È stato veramente un lampo di luce e basta. Quindi dovevate affrettarvi per l'acquisto dei posti. Era gratuito, dovevate registrarvi in tempo. È andata come è andata. Ci saranno altre occasioni, secondo me, non vi preoccupate. Spero che il video vi sia piaciuto e di avervi fatto vedere qualcosa di interessante. Questo impianto so che lo aspettavano in molti, mi dispiace non averlo pubblicato prima, finalmente ve lo posso rilasciare. Vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, per seguirmi e supportarmi, perché è grazie al pubblico di YouTube, grazie a voi, se pian piano questa cosa mi permette di vivere sempre meglio, di fare di questa passione il mio lavoro e di permettermi di essere felice di quello che faccio. E per me è proprio una gioia fare questo di mestiere. In onore di questo impianto, il piatto di oggi è stato il nome con il quale per tanto tempo è stato chiamato. Tutti quelli che mi chiedevano come si chiama, prima di arrivare al nome Simbiosi, tutti quanti le chiamavano le sogliole. Quindi fate i buoni come le sogliole, però cucinate bene. Quelle con un po' di sale, un po' di limone. Tanto la sogliola è molto buona come pesce leggero, ci sta. Fate i buoni come le sogliole. Ciao ragazzi! We'll be right back.